spazio dedicato alla musica. Guardiamo questo filmato e poi avremo un ospite qui in studio con noi. Piccola Ketty, piccola Ketty. Tanta voglia di lei, pensiero. Beh, mi ricordo che ovunque andassimo a cantare c'era la gente che ci aspettava. E con le sue canzoni il cantautore toscano Riccardo Fogli, con talento e sensibilità dagli anni 60, ci regala momenti indimenticabili. Che cosa le piace di Riccardo Fogli? È un bravo artista da tenere in considerazione, perché siamo proprio contenti quando lo vediamo in televisione. Abbiamo un cantante in Italia veramente eccezionale. Quale canzone signora ama di Riccardo Fogli? Storie di tutti i giorni. Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. E con questa canzone, dopo aver vinto il festival nel 1982, esplode il fenomeno Riccardo Fogli. Noi si viaggiava soli lei, e c'era sempre chi dormiva poco. La sua storia parte negli anni 60 ed è simile a un romanzo a lieto fine, dove un principe coraggioso senza castello è riuscito a realizzare il suo grande sogno. Gommista, cantante, bassista. Dopo 2 settimane gli fecero la proposta di diventare un Pooh. Con i Pooh la sua voce dalla metà degli anni 60 entusiasma il pubblico, perché Riccardo sa raccontare nelle sue canzoni con semplicità quello che tutti per una volta abbiamo provato nella vita. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là. Io conosco Nicoletta Fattibravo, mi innamoro. Mi sembrava che la cosa fosse riguardasse solamente me, finché io ho detto: se è un problema così grave il fatto che io sia innamorato e che qualcuno ne possa parlare, trovatevi un altro, e quando l'avrete trovato io me ne vado. Nel 1973 il cantautore toscano abbandona la band, diventando negli anni un interprete elegante, protagonista di molte edizioni del Festival di Sanremo. Quell'amore più forte di tutte le nostre infedeltà. Nella vita privata il cantautore toscano da molto tempo è legato a Karen, che ha sposato nel giugno del 2010. È una persona semplice, un bravo papà, un bravo marito, che è generoso, è buono e è proprio il marito che volevo. Ma quale amore vuoi? Un artista che ha sempre messo al centro della sua vita la famiglia e suo figlio Alessandro. È un padre, se si può dire, perfetto, molto attento al darmi e non darmi troppe cose. Non vuole viziarmi, ma nello stesso tempo non mi fa mai mancare niente. Anche nei momenti più brutti posso contare su di lui. Sempre, per sempre. Un poeta con la chitarra che con la sua voce continua a interpretare pagine memorabili della nostra musica. Tanta voglia di lei. Buon pomeriggio. È rimasto con noi Roberto Alessi, Dario Salvatori e Federica Gentile. Buongiorno. Allora, Riccardo, il tuo fascino è rimasto indiscusso nel tempo, ma sì, quanti sì. cuori infranto vogliono sapere le nostre signore del sì, pubblico? Sì, grazie. No, volevo dire una bella vista oristica come alla mia moglie, che farebbe comodo, ve la pago io. Vi ringrazio comunque. Allora, guardandomi è successo di tutto sul mio viso, mi sembra... Vabbè, parliamo d'altro. No, assolutamente. Hai solo smesso di usare il Botox, ma hai fatto bene. Ma hai fatto il Botox. No, ma sai cos'è? Lo vogliamo dire, è tua moglie, il tuo elisir di lunga vita, la tua bellissima moglie che oggi ti ha accompagnato, è qui in studio. Sì, perché vero? Non si fida, sapendo che ho molte richieste ancora. Va bene, io concordo con te. Pietro, me la inquadri. Anzi, vieni qua, dai, ti voglio salutare. Un saluto, vieni, cari. Almeno se ti guarda, capito? Se ti guarda ispirato, fatti dare un bacio. Ciao, grazie. Ti accanto, capito? Vieni, stai accanto a lui, così, eccoci, capito? Qua. Ispiri. Vogliamo ricordare che anche, ecco, portiamo una sedia. Insieme avete una bellissima bimba. Michelle Mary, ecco, vai, seduta vicino. E siamo un po' in ansia e già perché mi manca. Credo sia la prima volta che la lasciamo sola per 3-4 ore.
E quindi, tipo 15 telefonate ho fatto. Sì, sì. Ecco, ma tu hai cosa, gli hai mai cantato una canzone, Riccardo, a tua figlia? Sì, cercando di farla addormentare, principalmente. Quale? Ma no, invento, dico delle paroline, perché noi parliamo, parliamo la lingua delle scimmie, degli animaletti della televisione, quindi canzoni surreali. Surreali. Allora, vogliamo dire che io ricordo già che l'ultima volta che siete stati qui, tua moglie mi ha detto che, insomma, lei ha sempre avuto una grande ammirazione per te, ti seguiva in tutti i tuoi concerti, però all'epoca tu eri minorenne, avevi 16 anni e ha aspettato di diventare maggiorenne per accalappiarti, vero? Ci ho lavorato molto. Hai lavorato tanto. Ho fatto un bel affare. Beh, deve dire, tu mi hai detto che ti ha fatto un complimento bellissimo, giusto? No, no, la storia nostra è meravigliosa, sembra un film. Infatti quando lei mi ha visto la prima volta ha detto Dio che uomo bellissimo, quindi anche lei aveva problemi oculistici. E quindi ha detto però aspetto che non lo voglia più nessuno. No, infatti... guarda, tu sei l'idolo di tante signore che sono qui, anche il mio. Ti ha preso in saldo praticamente. In saldo. Sono di ogni fan questo, è vero? Sì, sì, la sì. Fan che insegue il suo idolo che all'improvviso si materializza, una non favola. Solo, ma ti sceglie. Ti sceglie. Ecco, bellissimo. Ma nel momento in cui hai conosciuto Riccardo, te lo aspettavi così, una persona semplice, o ti aspettavi di ritrovarti di fronte a un divo della musica italiana? No, assolutamente un divo no, perché non mi sarei innamorata, questa sua semplicità già la vedevo prima. Però, ecco, si parla però tanto di quest'uomo così furbetto. Sì, beh, sì, diciamo sì. Che ha infranto molti cuori. Dovrò... avuto... Roberto mi diceva prima che ha avuto una vita sentimentale, il nostro Riccardo abbastanza movimentato. Io me ne sono accorto, però. No, no. È stato il più grande plurifidanzato d'Italia, praticamente, delle intere scolaresche. Cioè, quando usciva la sera pare che affittasse un pullman, ti dico solo questo. In questi anni, scusa. Poi adesso lei l'ha preso, diciamo, ormai in là con gli anni e tu sai... Meglio tardi che mai. Esatto, no. Hai fatto benissimo. Senti, ma la canzone che ti piace di più di Riccardo, fra tutte quelle che hai sempre ascoltato, c'è una canzone a cui sei particolarmente legata oppure che ha segnato la vostra storia d'amore? Sì, allora volevo dire, la mia moglie è venuta in tuta per accompagnarmi e guidarmi la macchina, quindi non è preparata. Ma è bellissima. Adesso cosa risponde, amore? È vero? Ma no, lei no, non era nata, lei... No, però come ma no? Non mi dire che non gli hai mai dedicato una canzone, sì, Riccardo, tutta la vita le dedico, tue. Ma ogni tanto qualcuno le chiede... Ma lei, quando io cantavo Piccola Ketty, aveva... quanti anni avevi? Non c'era, Riccardo, non c'era. Ti seguiva nei concerti, ce la fai ascoltare Piccola Ketty? Piccola Ketty era... non so se funziona... Io cantavo, amore mio... Perché delle bambine dovevano, adesso te la spiego, te la facevamo. Piccola Ketty, piccola Ketty, piccola Ketty voleva scappare di casa e noi si cantava. Piccola Ketty, stanotte bruciato, tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi, ed il tuo diario che sempre riempivi, solo con ciò che faceva piacere a chi di notte l'andava a vedere. Ma quello è mio figlio Alessandro. Vedi? Sì. Oh, yeah, lo chiamo al telefono. Ma che non mi risponde al telefono? Eccolo là. Allora Riccardo, tu hai collezionato una serie infinita di successi, però partiamo dall'inizio. Tu hai cominciato con i Pooh. Sei ancora rimasto legato a questo gruppo? Beh, siamo amici, come si può non essere amici. Io canto ogni sera qualcosa che mi lega a quei 7 anni, eccoli là. Certo che la vita ci si allontana, quindi ci sentiamo a Natale, quando nasce un figlio, quando nasce un nipote. Ecco, ascoltiamo una canzone. Ricordiamo perché ti sei separato dai Pooh. Perché mi sono separato dai Pooh è una domanda che non mi avevano mai fatto. Ma loro lo vogliono sapere. Ci siamo separati perché la vita è questa. A un certo punto, a memoria lo dico così, io mi ero fidanzato con una ragazza che era probabilmente scomoda, ecco, diciamo questo, uscivano un po' di articoli sui giornali,
e la cosa turbava un po' il quieto vivere de... Una ragazza qualunque, immagino. Una ragazza, ha due occhi, due gambe, due braccia, era una donna. E si chiama Patti Pravo. Sì, sì, mi sembra di sì. Vabbè, se mi ricordo, Dario, bene. Sì. Tu la raccontavi qualcosa? Un po' diversa, scusa ecco, Dario. Questa storia ovviamente è reale come la sta raccontando Riccardo, però qualche volta poi le motivazioni sono altre, no? Perché dopo di te Patti Pravo è stata con Red Canzian, non ha sfasciato nessun gruppo, non ha fatto niente, anzi ha festeggiato 40 anni con i Pooh, quindi non lo sapeva, vedi? No, è che sono interessato, però ognuna, però la storia di Riccardo solo negli anni 60 poteva esserci così bella, così ricca, no? Lui che è un ragazzo di provincia, che fa il gommista, che la sera va in cantina a fare le prove. Oggi passano per altre strade le vicende anche. Ma ci sono. Il suo è stato un successo, insomma, è proprio anni sudato, 60, reale. Esatto. Sì. Che poi però si è ripetuto, perché appunto tu non hai vissuto come me, d'altra parte, il periodo magari di Piccola Chetty per motivi anagrafici, ma abbiamo nemmeno vissuto io, poi gli anni 80, giuro. Nemmeno Alessio, no, assolutamente. Però abbiamo vissuto quello degli anni 80, abbiamo vissuto Storie di tutti i giorni, abbiamo vissuto il grande successo di, esatto, Riccardo da solista. Allora, ne parleremo tra pochissimo, perfetto, pochi istanti di pubblicità, e poi torneremo di nuovo in vostra compagnia con Riccardo Fogli. Siamo qui in compagnia di Riccardo Fogli. Allora, Riccardo, io volevo chiedere a Roberto, ma secondo te Riccardo ha fatto bene a lasciare i Pooh, e soprattutto c'erano rivalità fra loro? Non c'erano rivalità finché erano i quattro Pooh e nessuno sapeva come si chiamava l'uno o l'altro, o più o meno Poi improvvisamente lui ha avuto questa svirgolatona con Patti Pravo e è diventato personaggio, perché aveva già una moglie, tra l'altro, che allora faceva la modella, Viola Valentino, Storie di corna, eccetera, i giornali ci hanno scritto, io c'ero già, peraltro. Per cui lui è diventato personaggio, anche erano, guarda, anche molto giovani. Scusami, guarda, non è vero, i Pooh prima del 73 della ripartita di Riccardo avevano venduto un mare di dischi, avevano fatto dei successi, avevano fatto album, no, oltre a 40. Non è proprio vero questo, se vogliamo, no, dirlo, no, musicalmente. No, nel senso che non sto parlando musicalmente, sto dicendo che lui è diventato personaggio da copertina da solo. E allora gli altri tre colleghi, con l'amore della vita, qualche tensione all'interno del gruppo c'è stato, perché poi non erano più i Pooh, ma era Riccardo Fogli. Ma c'era anche poi questa rotazione in voce, no? Perché comunque vi dividevate le canzoni, esatto, cioè, quindi anche quello, non c'era un vero frontman, non nei c'era un vero frontman all'epoca. E quindi magari brillare di luce anche esterna, no? In quel momento si sono accesi i riflettori, si sono un po' rotti gli equilibri che anche Luca Riello cercava di mantenere all'epoca, no? Fra te, Dodi. Ma quante cose sanno? Visto, noi viviamo per te. Oh, è meraviglioso, cosa che neanche io so. Non è facile, come ci ha anticipato prima Federica, negli anni 80 arrivano tanti altri successi. Ne volete ascoltare uno in particolare che Riccardo ora ci sono fa? Qua. Federica? Sono pronto. Tipo io questo. Prima ho citato, dai, Storie di tutti i giorni. Sì, citato. Ho citato Storie di tutti i giorni. Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente, che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da me. Qui facciamo Pasqua, però se ve le canto tutte, ve lo dico io. Anche queste ragazze giovani sono istruite, sì. Ma certo. Bravo, bravo. Bella gioventù, bella. Questo era un pezzo di snodo in qualche modo, perché era un pezzo che aveva ancora un po' un piede nei Pooh. Era giusto per Sanremo, tanto che vinse. E poi aveva un bel chitarrista che lì c'era il frontman, era il chitarrista. Sì, sì, c'era Roberto Puleo che suonava. E aveva anche un testo molto interessante, che vinse un sacco di premi, tra l'altro. Sì, certo, lo smoking fu una pugnalata nel cuore degli amici cantinaioli che l'avevano visto studiato, nel locale, però quel look. Sì, sì, c'avevo solo quello in realtà, non è che fossi avessi quella roba. Mi fece prestare 5 milioni per comprarmi 3 o 4 vestiti e
diventai uno degli uomini più eleganti d'Italia. Sì. Ecco. Beh, guarda, ti stiamo vedendo, ecco lì. Beh, anch'io ero incollata alla televisione a vedere quel Sanremo. Devi dire che tu veramente eri e sei l'idolo di tutte le ragazze. Noi, io ricordo, io e altre amiche eravamo lì, ero piccolina, però quando hanno lanciato Riccardo Fogli, ero piccolina, però dico, oh là, Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni, e vai, sì. Sei diventato... Arrivavo da una canzone, Roberto, che era importante, perché parlava della solitudine, della malinconia, del fatto che soli ci si perde, ed era... Metti un periodo buio lì senza amore, in cerca di una notte fatta per bere, ed è malinconia, ti segue per la via, ti lascia dopo un'ora, ma tu sai che torna ancora, ed è malinconia. Perché la malinconia la analizzammo e la sdrammatizzammo. Io cercai di spiegare che la malinconia è un sentimento che può farci compagnia e può tirarci fuori da situazioni complicate. Sempre c'entra l'amore, trattasi sempre solo di canzonette. Ma questa preparò il terreno a storie di tutti i giorni. Sì. Beh, devo dire, due canzoni bello molto, bello, molto però belle. Forse più bravo che bello, devo dire. No. Beh, e soprattutto innamoratissimo di Karen. Vedi come si guardano negli occhi prima, le teneva tesoro, la tanto mano. Un'altra non la trova, capisci? Per cui diciamo, l'ultima spiaggia, pure bella, abbiamo visto che corpo, che faccia. Ma certo, ma perché in no? In più c'è pure Michelle Marie, detta Fagiola. Ma cosa ti viene in mente di chiamare tua figlia Fagiola? Perché nell'ecografia era un fagiolino grande così. Ma quindi... chiamala Fagiolino, ma Fagiola proprio non ci sta. Fagiola, Fagiola. Quando sarà più grande ti querela, sì, eh? Sì, sì, sì. Ma vedrai che sarà così carina che nessuno, a parte che c'ha un caratterino, che se non dice ciao Fagiola, pa! È preso da papà, eh? Vedi, un bel mix tra papà e mamma. E allora, Riccardo, tornando a te, ma tu ti sei mai pentito di aver lasciato i Pooh? Beh, ma certo. Ma più volte al giorno anche. Ti piacerebbe tornare a cantare con loro? Tornare a cantare è improbabile, però giocare con loro mi piacerebbe molto, certo. Io sono un artigiano, come vedi, mi invento la giornata con la chitarra, faccio concerti in tutte le parti del mondo. Insomma. Domani parti, tra l'altro. Domani parto, poi torno, poi riparto, quindi... No, poi devo dire che i Pooh erano i miei migliori amici. E il fatto di scappar via, decidere di andar via, per me è stato un dolore forte, fortissimo. No, dicevo, non era così strano che i gruppi si dividessero, che comunque il solista o quello ritenuto più ricco di personalità abbandonasse il gruppo. La storia del pop degli anni 60 e anche dei 70 è piena. E anche degli 80, 90, anche dei 2000, ma, quindi, continuano, voglio dire, a sciogliersi. Il pentimento, sai, lui ha fatto un'ottima carriera, quindi è il repertorio magari che è venuto però meno qualche sono volta. Un po' confuso, sei tu che hai lasciato i Pooh o sono i Pooh che hanno lasciato Riccardo Fogli? Beh, è stata una... La seconda. Io mi sono dimesso. Mi basta, signore. Io mi sono dimesso e ho detto, ragazzi, così non posso andare avanti perché c'è una tensione che mi prende allo stomaco, se io non sono ben gradito, facciamo così. Tutto il tempo che volete per trovare un sostituto e quando l'avrete trovato io faccio un passo indietro. Senti, la battuta più bella la fa Red Kanzian, che poi lo ha sostituito all'interno dei Pooh, che dice che tutte le sere, prima di andare a dormire, accende un cero a Santa Patti Pravo, perché se non ci fosse stata Patti Pravo lui sarebbe un disoccupato e non sarebbe mai entrato nei Pooh. Ma no, magari avrebbe fatto la band più importante d'Italia. Però hai lasciato vuoto un bel posto appetibile. Vabbè, la vita è fatta di casi. E in ogni modo però si è messo in gioco e nonostante ciò ha avuto un grandissimo successo anche da solista, sai, perché non è semplice lasciare un gruppo e poi avere successo. Abbiamo tanti altri esempi di cantanti che lasciando un gruppo poi sono finiti nel dimenticatoio. Esatto. Quindi lui ha avuto anche tanto coraggio, ma ti aspettavi di riscuotere tanto successo anche da solo come solista? Beh, all'inizio no, perché ho passato 2 o 3 anni veramente complicati, perché mi sono comprato un camion che ho pagato i 15 anni di cambiali e poi me l'hanno rubato dopo 3 mesi e poi ho avuto un incidente al 7° mese, insomma. E ho avuto un camion che mi ha tirata proprio, camion che mi ha fatto compagnia per almeno 15 anni.
Però la vita è bella, io poi mangio poco, ho sempre mangiato poco. Quindi, insomma, non consuma poco. Vedi. Non ho bisogno, non ho mai avuto bisogno, non abbiamo bisogno di molte cose per essere felici. No, ma io trovo la cosa bella poi loro, che appunto, come tu dicevi, voi siete rimasti comunque amici. Cioè, con Dodi non si è mai interrotto poi il rapporto. No, specialmente con Facchinetti, esatto, che è un fratello maggiore, ma anche con Dodino. Noi ogni tanto segretamente facciamo una raccolta di fondi, suoniamo. Non c'è nessun rancore, ognuno a casa sua, ma nessun rancore. Avete firmato anche dei brani insieme poi nel corso della... No, lui ha scritto una cosa per esatto, me, per scritto una cosa per te. Con Facchinetti ho scritto delle cose subito dopo, sì. Senti, qual è la canzone che ti richiedono più spesso nei tuoi concerti? Beh, storie di tutti i giorni, la cantiamo insieme, ma piccola... Ah, poi, beh, c'è un periodo storico al quale noi siamo legati. Non so se la canto qui? Vai, qui. La canto qui? Questa era quella più quando faccio così tutti fanno noi due nel mondo e nell'anima la verità siamo noi, noi due nel mondo e nell'anima, perché siamo, capito? Bravo. Potremmo fare una tournée, me le porto in tournée se mi lasciate. Ma guarda, tu vedi solo loro, ma poi c'è anche di qua e di là, insomma, sì, il pubblico nello studio è vario. Tutti quanti canticchiano le tue canzoni. Io volevo sapere, Dario, allora, qualche altra cosa su Riccardo come artista. A te piace, anche se tu hai un'anima rock? Sì, ma all'inizio ce l'aveva anche lui, se no non avrebbe fatto che questo mestiere. All'inizio è un ragazzo di un gruppo, un ragazzo cantinaiolo, quindi... No, io credo che lui abbia fatto bene alla fine, perché ne è venuta fuori una personalità e quindi la sua carriera certamente non può definirsi sfortunata. Credo che in questi anni, soprattutto negli ultimi, sia venuto un po' meno il repertorio, perché questi che abbiamo ascoltato sono i grandi successi storici. Negli ultimi anni credo che siano mancati gli autori, sia mancata forse anche l'ispirazione, e il repertorio attuale non tiene rispetto a quello storico. È una considerazione lucida, però vi ricordo che da 15-20 anni i discografici italiani non ci sono, sono tutti a giocare a golf in Thailandia, in Svizzera, con i soldi che hanno guadagnato in Italia, senza fare dei nomi, chiaramente. E quindi la discografia italiana vive intorno a 3-4 artisti e sugli artisti stranieri. Io sono un artigiano, io vendo 20-30 mila copie, per fare un album servono 100-200 mila, per promuoverlo altre 200 mila non ce la faccio. Quindi sono molto legato e conservo il passato. Ma questo è il marketing, io parlavo di ispirazione. Ecco, ma io ho delle canzoni bellissime nel cassetto. Può avere una magia che parte, che io le canzoni che canto ai miei amici, ce ne ho, bellissime, emozionanti, ma non trovo i soldi per promuoverle. Per e quindi continuo a cantarle in famiglia, capito qual è il problema? Comunque, ragazzi, che non è un problema. L'arco temporale che stiamo prendendo in considerazione. Prendiamo. Siamo qui a parlarne. Parliamo anche di cinema, parliamo di teatro, parliamo di finanziamenti all'arte, tra virgolette. I cantanti non hanno mai preso 1.000 lire per fare un lavoro, quindi noi siamo degli artigiani, cioè, è un precari mestiere. No, ma non dobbiamo dimenticare che comunque quello dell'artista, quello del cantante, del musicista è un mestiere. Poi ci sono le star, quindi ci sono sicuramente quelli più in vista che hanno una visibilità maggiore per una serie di motivi, ma tutto di merito, con di l'ispirazione altro, che c'entra? Tanti. No, ma questo con l'ispirazione, no, con l'estro, con la fantasia, non c'entra nulla, scusate. Se non è lo spazio dove poter... La collega intelligentemente dice, tu puoi essere ispirato. La tua ispirazione ce l'hai nel cassetto a casa, la fai ascoltare solo a chi... È complicato, maestro Salvatori, è veramente complicato uscire con... Io credo che l'artisticità passa come registi, come gli sceneggiatori, a fare il loro film, è chiaro che poi comunque se vinca il Superenalotto faccio un album, poi compro io casomai, però si può anche ammettere che ci sono momenti della vita in cui si hanno più cose da dire e altri in cui c'è una riflessione interiore personale dove non hai voglia poi di esprimere, cioè non è che no, tutta la vita comunque è caduto in piedi voglio dire, certo, il bambino fa concerti in tutta Europa, certo, domani sera è a Donetsk in Ucraina, che credo che siamo in due qui a sapere dove è Donetsk quasi. Beh, c'è una squadra, ma io perché ci sono stata una volta, esatto, allora, dove Roberto, c'è la squadra famosa. Ora è arrivato il momento di sentir cantare una canzone per intero, cioè, al forse nostro tre Riccardo mezze.
Scusate, andiamo, io vado a fare il mio mestiere. Lato dello studio, ragazzi. Ecco. E allora, qui agli Amiche del Sabato, Riccardo Fogli con Tanta voglia di lei e Pensiero. Guardiamo se ce la faccio, eh. Non restare chiuso qui. Riempiti di sole e vai nel cielo. Cerca la sua casa e poi sul muro scrivi tutto ciò che sai, che è vero, che è vero. Sono un uomo strano ma sincero. Cerca di spiegarlo a lei, Pensiero. Quella notte giù in città non c'ero. Va bene, questa la sapete, ne facciamo un'altra. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, tra un minuto me ne andrò e non dici una parola. Sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola. So che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là. Il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò la tua pelle sconosciuta e sincera. Ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. Bene. Vi ricordate? Oramai sono presi da Riccardo Fogli, non riesco ad avere più l'attenzione del pubblico. Allora, vi ricordate questa canzone? Sole, cuore, amore. Eh? Tre parole semplici che hanno trasformato una canzone nel tormentone.